Sono sempre rimasto molto affascinato, per esempio, da questa cosa che loro non si ricordano mai chi ha scritto quella battuta. Una delle domande più sciocche che si poteva fare a Fulvio Scarpelli era: ma quella battuta dell'Armata Brancaleone, chi l'ha scritta? Non me lo ricordo. L'abbiamo scritta tutti insieme, non so, forse sono segreti di bottega che non si vede. Io penso che ci sia tutti e due. Ecco, ero curioso di sentire... tu con mio zio, ma poi anche quando sei entrato nel mondo di Nanni Moretti. Diciamo che ci sono, la verità è doppia. La prima è che c'è un'omertà che secondo me è molto necessaria. Questa è una cosa che è uno dei tanti insegnamenti di Nanni Moretti, che quando poi si scrive una cosa insieme, quello che succede rimane dentro. Nello spogliatoio, si vorrebbe da dire. Che è una cosa sensata in sé, perché... Insomma, è vero che il suo gentile amico disse alla riunione di Ladri di un film che non si chiamava ancora Ladri di biciclette, disse: perché non gli facciamo rubare la bicicletta? E però non è tutto lì. Quello è il punto di partenza per raccontare qualcosa che poi, cioè per confrontarsi. Quindi anche le idee, qui passa al secondo motivo, è vero che non si sa chi l'ha detta, chi l'ha scritta, chi l'ha raccontata, perché parte da uno, continua con un altro e poi dopo si intrecciano le cose in maniera molto molto vera. Insomma, poi per esempio sia con Virzì sia con Moretti noi abbiamo sempre scritto tutti i film, tutti e tre davanti al computer, sia con Virzì prima con Francesco Bruni, poi con Francesco Epifani, sia con Moretti, con Federica Pontremoli, poi con Baglia Santella e poi con Laura Colucci per il Caos Campo, sempre tutti e tre davanti al computer a scrivere tutte le parole, quindi poi lì rintracciare una verità mi sembra un po' impossibile. Ma sempre insieme? Oppure ciascuno a casa sua? No, perché ci si divide anche il lavoro, no, a volte... Ci si divide anche il lavoro e spesso con gli altri registi, per esempio con l'Archi Buggi, ci facciamo delle riunioni e poi torniamo a casa, facciamo a gara a chi scrive prima, facciamo delle gare di velocità, perché siamo due ossessionati dall'essere i primi della classe, da essere dei grandi lavoratori. Però invece con Pizzi e Moretti io tutti i film che ho scritto li abbiamo scritti insieme proprio davanti al computer, che insomma... c'è chi con Bruni, per esempio, era il re degli aggettivi, era, adesso non è morto, ma è semplicemente il regista, quindi fa meno lo sceneggiatore. Però Bruni è il re degli aggettivi. Se ti manca un aggettivo o vuoi un sinonimo, Bruni ce l'ha immediatamente. Questo, per esempio, è una cosa molto figa. Naturalmente ci sono anche dei momenti di conflitto. È famoso, so, io anche questo è un racconto che ho avuto. Ce l'ho avuto da Marco Risi. Immagino tu conosca bene, ogni tanto arrivava a casa da ragazzo, sentiva questi che urlavano, pensavano stanno litigando, e poi erano Agio Scarpelli e suo padre Norisi che discutevano della sceneggiatura, e lui da ragazzo pensava: vabbè, adesso questi per un anno non si parleranno più dal tono che hanno avuto. Succede ancora? Può succedere? Ma sì, certo che può succedere, devo dire a me è successo abbastanza poco. Ci sono stati, per esempio, mi ricordo un momento di Abbeus Spanam che ci siamo proprio fermati. Ma ci siamo fermati tipo per 10 giorni e non ci sentivamo più con Nanni, con Federica, con Tremoli, così, ma sempre perché ci sembrava di non cogliere qualcosa. E poi a un certo punto ci siamo telefonati e ho detto: ricominciamo, continuiamo, sfondiamo sto muro. Però devo dire, certo, le discussioni ci sono, i confronti ci sono, però succede sempre... quasi sempre una grande magia, cioè il fatto che tutte quelle persone che scrivono una sceneggiatura vanno sulla stessa strada, da un certo punto in poi succede, e lì è un po' il film che ti tira, quindi non è che hai tante scelte, perché i personaggi, il film ti portano da qualche parte.